Allora, siamo qui a Policiano, presso l'impianto sportivo di Policiano, o meglio quello che rimane di questo impianto sportivo. In questo impianto che è di proprietà del Comune di Arezzo, diversi anni fa ha giocato la squadra di calcio, l'Etruria Policiano appunto. Successivamente è stato anche affidato a una società di rugby e oggi il Comune di Arezzo lo mantiene in questo modo, o meglio non lo mantiene. È uno stato di totale abbandono, con spogliatoi divelti, con recinzioni divelte, tra l'altro accessibile a chiunque perché i cancelli sono aperti. Ecco, noi riteniamo che il Comune di Arezzo non si può permettere di mantenere un immobile di sua proprietà in queste condizioni, visto anche alla luce del fatto che impianti sportivi in questa città mancano e quindi è opportuno che quelli che ci sono il Comune li mantenga. E quindi dopo il Laurentini, che abbiamo già visto, che si trova a Pescaiola, che era in stato di completo abbandono, un altro impianto sportivo abbandonato a Policiano. Ecco, è bene che l'assessore Scapecchi stia meno nei social, meno in televisione e venga più in giro a vedere impianti sportivi che dovrebbe salvaguardare. La struttura che versa in pessime condizioni è stata anche oggetto di furti da parte di persone che hanno portato via docce, che hanno rotto vetri, divelto le porte interne degli spogliatoi. È una condizione che un impianto sportivo non merita certamente. Presenteremo al prossimo Consiglio Comunale un'interrogazione urgente all'assessore Scapecchi, affinché provveda a mettere questo impianto nel piano delle opere da realizzare per il prossimo anno o nell'immediato. Non è il modo di tenere un impianto sportivo pagato con tanti soldi dei cittadini di Arezzo.